mia cara Ines. Oh, dei fiori! Di nuovo. Ines, ma che grazioso bouquet! Sì, Antonio mi ha regalato questi fiori. E mi ha anche chiesto di sposarlo, se vuoi saperlo. Cosa? Antonio, il figlio di Rodrigo Malapensa? Non avrà intenzione di accettare, spero. Antonio non è un bandito come suo padre. Scusami, sorellina, hai ragione. Non si giudica un uomo per i crimini commessi da un altro. Voglio solo vederti felice. Forza, forza! Ho un'eccellente notizia, amici. Ines de la Vega sposerà molto presto mio figlio Antonio. Il ranch di Don Alejandro passerà automaticamente nelle mani dei Malapensa. Il tutto senza sborsare un soldo. State dimenticando Don Diego, capo. Facile. Basterà far sparire Diego de la Vega e Ines erediterà tutto quanto, visto che Don Alejandro non ha altri figli. Cosa? Se Ines eredita tutto il ranch della Vega, così farà anche suo marito, che si dà il caso sia il mio caro figlio Antonio. Ah, ecco, adesso sì che è tutto padre, chiaro. Che cos'è questa storia di far sparire Don Diego? Cosa? Ho sentito tutto quello che avete detto, padre. Cioè di come sarebbe facile eliminare Diego. Santo cielo, no! Stavo dicendo di ingaggiare bravi musicisti che suonino il fandango alla tua festa nuziale. Con tutto il rumore che fanno le bestie là fuori non avrai sentito bene. Pensa solo all'obiettivo, Ines, e continua a ricoprirla di regali. Lo sai che le donne lo adorano. Com'è possibile che mio figlio sia così rammollito? Questa onestà sarà la sua rovina. Non c'è tempo da perdere, al lavoro. Ora, signori. È arrivato questo per la signorita Ness da parte di Don Antonio Malapensa. Che cosa potrebbe essere? È enorme. Il tuo spasimante vuole fare colpo? O almeno così pare. La somiglianza non è male. Dove lo appendo adesso? Tranquilla, sorellina, potremmo sempre costruire un'altra azienda per poter conservare tutti i doni di Antonio. Non dovresti burlarti di Antonio per come le fa la corte, ma anzi, prendere esempio da lui se vuoi avere qualche possibilità di sposare Carmen. Ah, Don Diego, proprio l'uomo che stavo cercando. Vorrei che veniste a vedere della terra insieme a me. Sì, beh, proprio oggi. Sarà una sorpresa per la signorita Ines e mio figlio Antonio. Sembra che ci sia un terreno vicino ai canyon con una sorgente. E allora? In realtà io... Per favore, venite. Sarà anche l'occasione buona per imparare a conoscerci un po' meglio. Dopotutto, saremo presto parenti e formeremo un'unica grande famiglia felice. Se si tratta di un regalo di nozze, non vedo come possa rifiutarmi. Oh, caspita! È terribilmente alto! È alto soltanto da quassù! Se tu fossi Limbas, non sarebbe alto per niente! Oh! È da qui che tenderemo il tranello! Ehi, sei impazzito! Facevo una prova per vedere se il posto può andare bene! Hai preso i rami? Eccoli! Sì, è perfetto! Don Diego ci passa sopra, precipita e fa un bel volo fino in fondo al canyon. Filiamo, stanno arrivando. Siete sicuro che il posto sia questo? Io non vedo nessuna sorgente. Date un'occhiata di là, mio caro Diego. Io controllo da questa parte. Il piano ha funzionato. Oh, povero ragazzo, che brutta fine ha fatto. È triste. Andate a prendere il suo cavallo, idioti.
Quanto a me, l'unica cosa che devo fare è correre a dare la terribile notizia alla sua famiglia. La mia testa. A quanto pare, oggi non è giornata. Che aspettate? Avanti! Strappatemi il vestito! No, non ci permetteremmo mai, capo. È un abito così bello. È un ordine, razza di mentecatti! Oh, no. Non mi perdonerei mai se facessi una cosa simile. La mia testa! È stato terribile! Padre, che cosa è successo? Ero con Don Diego! Siamo stati travolti da una frana! Don Diego! Dov'è? Perché non è con voi? Non ne ho idea! L'ho cercato dappertutto, ma ho tanta paura che sia accaduto il peggio! Non può essere svanito nel nulla! Vado subito a cercarlo con Bernardo! E io verrò con voi! Lo troveremo senz'altro, ve lo prometto! Maria, prepara acqua e cibo per il viaggio! Io vado a prendere la mappa del canyon! Che cosa è successo? Non avrete fatto del male a Diego? Oh, per l'amor del cielo, no! Mi consideri forse una specie di mostro o cosa? No, io... Ma certo che non gli avete fatto niente. Anzi, ora noi due andremo insieme a cercarlo. E lo ritroveremo. Oh, la mia povera testa! Appena saputo la notizia, voglio prendere parte anch'io alle ricerche. Lo apprezziamo, Carmen. Seguitemi, è lassù. Ci vorrà tutta la notte per uscire da qui. Bernardo non abbia trovato niente. È tardi, torniamo a casa. Riprenderemo le ricerche domani. Qui abbiamo già controllato. Quindi oggi dobbiamo perlustrare quest'altra zona. Finalmente! Diamo un'occhiata qui! Avete trovato qualcosa? No! Assolutamente niente! Torniamo indietro, Ines. Si sta facendo tardi. Antonio, sembra che il cavallo di Bernardo abbia qualche problema. Ci raggiungerà più tardi. Chi c'è lassù? Ehi, Bernardo! Ehi! Non riesce a sentirmi da qui. Devo cercare di arrivare lassù da solo. Ci sono quasi. Bernardo! Meno male. Per un attimo ho creduto che fossi diventato sordo davvero.
Mi avete preso in giro! Voi avete veramente teso una trappola a Don Diego! E mi avete mentito! Volete solo impadronirvi del ranch dei De La Vega! Non vi importa niente dei miei sentimenti per Ines! In tal caso, preferisco rompere la mia promessa di matrimonio! Non parlarmi in questo modo! O ti spedisco all'istante nel cuore della giungla messicana, molto lontano dalla tua cara Ines! Non osereste davvero? Quel che fatto è fatto! Io sono tuo padre! E se finirò in prigione, questa bella vita sarà solo un ricordo! Non preoccupatevi, non intendo denunciarvi. Ma voi non osate alzare un solo dito contro la famiglia De La Vega! Sono stato chiaro, padre! Avrei dovuto immaginare che te la saresti cavata in qualche modo. Oh, Ines, ho temuto veramente di non uscire mai più da quell'orribile canyon. Sì, sì, anche tu mi sei mancato, amico mio. Ho avuto tempo per riflettere mentre ero bloccato laggiù. Sono convinto che Malapensa volesse liberarsi di me, in modo che tu sola ereditassi il ranch della Vega. No, andiamo, non è possibile. Antonio mi ama, ne sono sicura. Suo padre non può volerci nuocere così. Può darsi che Antonio non sapesse niente del piano. Questa volta Malapensa finirà in prigione per ciò che ha fatto. Le tracce sono sparite. Non possiamo provare nulla. Aspetta, se Malapensa ha preso di mira te, è possibile che voglia eliminare anche nostro padre. È per questo che non sono tornato subito all'hacienda. Devo fare ancora una cosa prima di riapparire. Alejandro, caro amico mio, ti prego non esitare a chiamarmi per qualunque cosa, d'accordo? Ti ringrazio. Sergente! Mi dispiace, quel cibo non è per voi. Cosa? Sono così addolorato. Sapete, ho addirittura perso l'appetito. Io non riesco a credere che non rivedrò mai più Diego. Non disperarti, Carmen. Diego è... Senti, io sono certa che lo ritroveremo in qualche modo. In voi risponderei con le spade. Ah, sì, è una buona idea. Zorro! Zorro! Cercate qualcosa in particolare? Piccola domanda da porre a tutti e due. A parte Don Diego De La Vega, chi altri aveva progettato di eliminare Malapensa? Nessuno, capo. Cioè, signor Zorro. Ora voglio la verità. Neppure Don Alejandro. Cosa? No. Puntava solo a Don Diego. Bene, signori, allora è tutto chiaro. Vi lascio al vostro pollaio. Adios. Dunque, vediamo. Qui abbiamo due poltrone del Rinascimento andaluso, un tavolo dello stesso periodo, due dipinti di grandi maestri. Ah, eccovi qui, capitano. Che cosa ci fate all'hacienda? Sto facendo l'inventario completo dei beni di famiglia per l'ufficio delle tasse. Risulta evidente che con l'uscita di scena di Don Diego, la cara signorita Ines è destinata a diventare un'ereditiera favolosamente ricca. Don Alejandro è pronto a ricevervi, signores. Ah!
caro amico, condivido il vostro profondo dolore. A questo proposito, pensavo che se le nostre famiglie si unissero con il sacro vincolo del matrimonio, il calore familiare vi aiuterebbe a superare il colpo. Sposando lui? Io sono l'uomo giusto per la signorita Inés, non questo sciocco! Vi prego, permettetemi di chiedere ufficialmente la mano di vostra figlia, don Alejandro, ora che don Diego non è più con noi. Io proteggerò la vostra famiglia! Questo è fuori questione! La nostra cara Inés è fidanzata con mio figlio Antonio! Ah, ecco qua il mio caro ragazzo! Non è forse più ricco, più aitante e francamente più giovane e bello del capitano monasterio? Ne ho abbastanza! Non siamo al mercato del bestiame, sapete? Sono solo io che deciderò chi devo sposare! Fuori! Andatevene, via! Ciao! Un matrimonio? Sono invitato anch'io? Zoro? O forse questa signorita non intende ancora sposarsi? Don Alejandro, permettetemi di esprimervi tutta la mia vicinanza in questo difficile momento. Zorro! Come hai osato presentarti qui? Hogar! D'accordo. Vorrà dire che vi sconfiggerò di nuovo. Di nuovo? I miei piatti! Scusate per la tavola, signorita. Marito! Niente combattimenti in questa casa! Ehi, che cosa sta succedendo qui? Oh, sergente, buona giornata! Eccomi qua, capitano. En garde! Ah, chi si rivede? No! Ritatemi la torta di ciliegia! Tornate qui, sergente! Che cosa abbiamo qui? Due poltrone del Rinascimento andaluso. Un tavolo dello stesso periodo. Non è la vostra scrittura, capitano? Il mio taccuino! Oppure il taccuino potrebbe essere vostro, don Rodrigo. Non posso permettervi di insultare mio padre, Zorro! Due dipinti di grandi maestri, vari libri da collezione. Inés, non sono interessato a quella lista. Io desidero solo sposarvi. Beh, invece io non lo desidero più e sapete esattamente perché, Antonio Malapensa. E cosa vi ha fatto supporre che volessi sposare voi, capitano? No, lui no. Neppure una piccola Z sul fondoschiena. Oh, io detesto quando due persone innamorate litigano, mi si spezza il cuore. Oh, scusate, sergente. Quasi mi scordavo di voi. Ehi, no! Adios, signores e signoritas. E voi ricordate, non siete i benvenuti in questa azienda. Finalmente! Don Diego è vivo! Io sono riuscito a ritrovarlo! L'ho trovato lungo il sentiero! Oh, Diego! Sei ferito! Non temere, è solo una piccola slogatura. Non è niente di grave, caro. Diego, sei sano e salvo! Ero così disperato! Don Diego, siete vivo! Che bella notizia! È una cosa da non credersi, ma sono caduto da cavallo proprio in mezzo al canyon. È stato un incidente così stupido ed è tutta colpa mia. Mio caro Diego,
Sono davvero felice che siate tornato a casa sano e salvo. Andiamo, Antonio. Lasciamo un po' di intimità alla famiglia della Vega. Si avvinghierà come verde rampicante il desiderio del mio cuore attorno alla cara rovina e svanirà la tua bellezza raggiante. Ma come ti permetti? Ti prenderò prima o poi! Scherzato! Signoras, venite, c'è da bere per tutti. Signorita Inés, queste povere bestie stanno soffrendo molto. Mai vista una siccità del genere. Se non piove presto, dovrei dare loro le nostre riserve di fieno per l'inverno. Ti ringrazio, Bernardo. Ma, ehi! Ah, molto divertente. Hai ragione, Tishy, e perciò ti do un buon consiglio. Invece che con l'acqua, sfregati con la sabbia. Guarda, Tishy. Stai preparando qualche incantesimo dei tuoi? Sì, è tutto pronto per evocare il grande spirito della pioggia. Ti possiamo aiutare? Sì, per favore, sì. Per favore! Certamente, potete evocare lo spirito con me. Ma gli spiriti ascoltano solo i bambini puliti, ricordatevelo. Sì! Mi spiace, non c'è più acqua. Che disgrazia! Come posso? Come faremo? L'acqua è sempre più scarsa in tutta Los Angeles. E non c'è nemmeno una nuvola in cielo. Sergente Garcia! Sì, signore! Se avete finito la vostra siesta, potreste dare un po' da bere ai cavalli. È impossibile, capitano. Il barile è rimasto totalmente a secco. Non c'è acqua. Soldati! Ho studiato il problema. La guarnigione non può esaurire le risorse idriche, perciò prenderemo l'acqua dalla piazza. Sarà sufficiente costruire un acquedotto. Un acquacotta? Un acquedotto, idiota! Come i romani! Ma come si fa? È molto semplice, basta che seguiate il mio disegno. Certo, capitano! Vogliono portarci via l'acqua. Ma perché, capitano? L'armata reale ha la priorità perché deve proteggere tutta la California. Ma, capitano, qui ci sono donne e bambini. Io credo che dovreste pensare anche a loro. Certo che ho pensato anche a loro e a tutte le persone che, come voi, tendono a lamentarsi. Se si sentono a disagio, ho pronte per loro delle comode stanzette in prigione. Che ingiustizia. Come faremo? Poveri loro. Come gli antichi romani. È facile a dirsi. Bene, tu sarai il romano di sinistra e tu il romano di destra. Fermi! Ma cosa state facendo? Ho detto tu a sinistra e tu a destra! Siete un vero disastro! Metti giù quell'asse! Abbiamo finito, capitano. L'acqua cotto è costruito. Abbiamo seguito il vostro progetto. Ne sarete certamente soddisfatto. Garcia! Puoi spiegarmi come mai l'impianto porta l'acqua alla locanda invece che alla guarnigione? Capitano, io ho seguito il vostro progetto.
Garcia, grosso babbeo, fai in modo che l'acqua arrivi alla nostra guarnigione! Subito! L'acqua deve arrivare alla guarnigione! Soldati, al lavoro! Bene, capitano, il sergente Garcia ha miseramente fallito, ma io ho seguito alla lettera il vostro progetto. L'acquedotto è terminato. Tutta la guarnigione sarà rifornita d'acqua. Tutta la guarnigione sarà rifornita d'acqua. Gonzales, hai costruito l'acquedotto al contrario! Salve, potresti ripararceli per domani? Sapete, ne abbiamo un disperato bisogno per irrigare i pascoli. Beh, il problema non sono i barili, Don Diego, ma è l'acqua. Non sapete che cosa è successo al nostro pozzo? Cosa? Cercate di fare le cose per bene. Che stanno facendo? Finalmente! Era così semplice che perfino voi siete riusciti a costruirlo. Popolo di Los Angeles, vi presento il primo acquedotto di tutta la California. Da oggi a Los Angeles l'acqua sarà razionata. Mezzo secchio al giorno per persona. Non una goccia di più. Solo mezzo secchio. Monasterio è davvero un uomo senza cuore. Hai ragione, Bernardo, ma c'è un tempo per ogni cosa. Andiamo a dare un'occhiata. Siete davvero dei soldati straordinari. Il re sarà fiero di voi. Grazie, Don Diego. La California soffre la sete e i soldati di Sua Maestà usano l'acqua per farsi la barba e per lavare la biancheria. E allora? Bravissimi. Grazie, Don Diego. Oh, odio essere disturbato mentre mi occupo dei miei fiori. Ma ovviamente non si a farlo. È la più bella capitano, ragazza di... voi siete... No. Accettate questi umili fiori, mia dolce piccola Ines. Riferirò del vostro comportamento al governatore. Non la passerete liscia. Come avete potuto? Farete morire di sete tutta la popolazione. No, andiamo. La politica non si addice alle belle signoritas. Credo sia ora di intervenire, Bernardo. Non muoverti, Tornado. Torno presto, vecchio mio. Bene. È così che montate la guardia, voi due? Razza di scansafatiche! Il mio acquedotto attirerà sicuramente Zorro. Adesso va molto meglio. È Zorro! Arrestatelo subito! Allarme! Guardie! Presto! Guardie! Oh, vi prego, capitano! Non posso avere il mio mezzo secchio d'acqua come tutti gli altri? Qui a Los Angeles ogni malfattore finisce in prigione! A guard! Beh, in tal caso cominciamo con voi, capitano! Guardate laggiù! È Zorro!
Su, andiamo! Un po' di impegno! Forza, fatevi sotto! Guarda questa! Che peccato! Ho scordato di slegare il mio cavallo. Mi spiace molto. Me la pagherai! Ah, adios! Approfittiamone! Presto! Ringraziamo Zorro! Ottimo lavoro, Tornado! Perché dobbiamo tornare in paese? Al momento il problema dell'acqua è risolto, no? Dobbiamo esserne sicuri. Diego, davvero sei venuto qui stanotte? Ah, finalmente! Ce n'è voluto di tempo! Ora, occhi aperti! Se lascerete entrare Zorro in questa piazza, striglierete cavalli per un mese! Oh, signore! Signore! Capitano, io mi prometto sull'onore della nostra bandiera che quel bandito non si avvicinerà mai più al nostro acquacotto! L'hanno ricostruito. Beh, lo abbatterò un'altra volta. Non è poi così complicato. È un'ottima idea. E come pensi di evitare tutti i soldati che saranno di guardia? Ecco, io... Un altro Zorro potrebbe distrarre le guardie dall'acquedotto. E va bene. Ma è pericoloso, quindi tenetevi a distanza e non avvicinatevi troppo, capito? Oh no, questa è una mia idea! Oh, povero me. Un'ultima cosa, il mantello. È un dettaglio importante e molto d'effetto. Capito? Oh, andiamo, quante storie! Vieni, Bernardo, è meglio muoversi. Ehi, ho lavorato tanto per perfezionare il mio stile. Un po' di rispetto. Grazie, Tornado. Oh, che noia! Sarebbe stato molto meglio arruolarsi in marina. No, Zorro! Sta lontano! Non avvicinarti! Fermo, fermo! Non avvicinarti! Oh, Zorro! Stavate sognando di me, sergente? La tua voce è un po' strana. Non ti senti bene, forse? Io sono in gran forma e sono tornato per distruggere l'acquedotto. No! Ti scongiuro, Zorro, siamo sfiniti. Lo abbiamo già costruito due volte. Peggio per voi. Oh! Eccolo! Avanti, forza! Coraggio! Andiamo! Sto scappando! Ehi, stavolta ho vinto! Ho fatto scappare Zorro! Sta scappando! Ti ho messo in fuga, Zorro! Gonzales, tu, Garcia e il resto della truppa proteggerete l'acquedotto e che nessuno osi rubare la nostra acqua! Tutti gli altri con me! Andiamo a catturare Zorro! Gonzales, lo hai sentito, il capitano? Proteggi l'acquacotto! Sì, sergente! Allarme! Siamo stati attaccati! Aiuto! Aiuto! Zorro! Come hai fatto ad essere già qui?
Che hai? Ti è sparita la voce? Sai, amico, dovresti provare a bere del tè col limone, funziona. Aiuto! No. Tiratemi via questa gallinaccia! Ti prego, ora basta, Zorro! Il capitano ce lo farà ricostruire tutto da capo! Adesso ti prendo! Forza, forza! Prendiamolo! Su, avanti, inseguiamolo! Acciuffate subito quel furfante! Io intanto sorveglierò l'acqua cotto. Oh! Psst, sergente, se ci lasciate prendere un po' d'acqua... Tortillas di patate. Ma fate in fretta, io non vi ho mai visti. Ah, sì! Bravo, Carlos! Insomma, sergente, state permettendo a quella gente di prendere più acqua del dovuto? Che cosa dirà il capitano? Zorro, tu non puoi essere qui! Tu stai galoppando nella prateria inseguito da Gonzales! Sapete cosa faremo? Voi finirete la vostra tortilla e io abbatterò questo acquedotto. Oh no! Un'altra volta! No! Oh, non preoccupatevi, domani potrete costruirlo un'altra volta! Va via! Mandalo! Attento, sergente! Nessuno può toccare il nostro acqua cotta! Acqua cotta? Però, che cosa c'era in quelle tortillas, Carlos? Carica! Coraggio! Dai! Presto! A quanto pare non si arrendono facilmente. Dovrò adottare delle misure drastiche questa volta. Forza, forza! Che forza! In fretta! Non hai più scampo! Stavolta non mi scappi, Zorro! Finalmente! Questa sera avrò la mia promozione. Forza, ripetete con me. Sergente Gonzales! In fretta! Idioti! Zorro è scappato! Torniamo alla guarnigione! Dobbiamo difendere l'acquedotto! Ho battuto il capitano monasterio a duello, Bernardo! Ma chi è rimasto all'acquedotto? Soltanto Garcia! Oh, domani tutti canteranno le lodi di Zorro quando il grosso del lavoro l'abbiamo fatto noi due! Bravissimo, mi avete quasi colpito. Ho detto quasi. Lo sapevo. Zorro ha approfittato del nostro incidente per tornare a Los Angeles. Catturatelo! Subito! Capitano! Ho difeso l'acqua cotta da Zorro e ho fatto tutto da solo. Non gli ho permesso di distruggerlo. No!
Adios, sergente. E grazie. Senza il vostro aiuto non ce l'avrei mai fatta. Vai, tornado! Garcia! Bene, capitano! Gonzales, ti darò un mese di punizione! Signor, sì, signore! Sergente Garcia, muoviti, va a raccogliere tutto il materiale sparso sulla piazza! Subito! Da solo! Fino all'ultimo pezzo, chiaro? Oh, volete dire che non ricostruiremo mai più l'acqua cotto? Oh, vi ringrazio, capitano! Vi ringrazio! Oh. Finalmente ho fatto tutto quello che potevo per farmi ascoltare dallo spirito della pioggia. Adios! Amici, vi ho invitati questa sera per festeggiare con me il mio ultimo acquisto. Ora sono il fiero proprietario di ben 50 ettari di terra e di 1000 capi di bestiame. Bravo! Grazie, grazie. Bravissimo. Una bella proprietà. Congratulazioni. Avete fatto un ottimo investimento, Don Malapensa. La nostra splendida regione è anche la zona più sicura della California. Se non fosse per Zorro. Questo non è un problema, visto che dovreste riuscire a liberarvene facilmente, giusto? Oh, insomma, la nostra città deve pensare al proprio futuro. Vi dirò, se io diventassi alcalde di Los Angeles, farei costruire subito una scuola, un ospedale... Gestisco bene la città anche senza di voi, Don Verdugo. Nominare un nuovo alcalde sarebbe perfettamente inutile. Dico bene, Vostra Eccellenza? Ecco, io... non saprei... Ah, beh, se io diventassi l'alcalde, farei costruire subito un istituto di poesia. È un'idea meravigliosa, Don Diego. Don Malapensa, ho saputo che nella vostra tenuta c'è un albero di jacaranda di oltre 100 anni. Vorrei vederlo. Non sicuro, mia cara. Don Malapensa è un gran sogno. Grazie, signore. Delizioso. Sembra che il capitano Monasterio goda del favore di Sua Eccellenza, ma se un bel giorno cadesse in disgrazia, mio marito sarebbe nominato alcalde per poi puntare al posto di governatore. È comprensibile che vogliate diventare la signora della California, ma mettersi contro il capitano Monasterio è piuttosto rischioso, perciò non contate su di me. Dite davvero? Peccato solo che il vostro amico Monasterio vi sbatterebbe subito in prigione se disgraziatamente scoprisse che eravate a capo di una banda di ladri. E non dimenticate che io sono in grado di dimostrarlo. Shh! Non così forte! Mia cara, andiamo, stavo solo scherzando. Io e i miei uomini siamo a vostra disposizione, ma in cambio mi auguro che non vi dimenticherete di me. Tranquillo, avrete altra terra, ma preparatevi ad eseguire il mio piano. Signorita Inés, grazie per aver convinto quel mercante ad abbassare il prezzo della stoffa. Siete un'eccellente donna d'affari, ammirevole. Ci sono abituata. Devo contrattare quando vendo capi di bestiame per mio padre. Sì, lei è un vero squalo. State attenta, Donna Isabella. Indovina chi non merita i libri che ho ordinato e che arriveranno tra una settimana, Diego? Una settimana è un'eternità. Morirò prima di noia. Don Diego!
Ah, ma che magnifica sorpresa! Vorreste gentilmente mostrarmi Los Angeles insieme al sergente? Zuzu! Avete visto? Zuzu! Zorro! Aiutatemi! L'avete visto? Presto, presto! È sparito! Ma insomma, siete voi il responsabile della sicurezza in questo presidio e soprattutto della mia incolumità. Zorro poteva uccidermi. Vi assicuro che non accadrà mai più, Vostra Eccellenza. Zorro ci ha colti di sorpresa. Ah, l'esercito non abbassa mai la guardia, soldati. E se non troverete la moglie di Verdugo entro domani, vi spedirò seduta stante nelle miniere di sale. No. La ritroveremo, Vostra Eccellenza. Ordinerò a tutta la guarnigione di mettersi sulle tracce di Zorro. Quel bandito non sfuggirà alla mia spada. Fine di Zorro. Taglio. Don Verdugo, fatevi coraggio. Io non riesco a capire. Un giorno Zorro mi difende e un altro rapisce la mia amata Isabella. Lei è così dolce e gentile, ma perché? Un ferro di cavallo visibilmente deformato. Eh? Il falso Zorro che ha rapito Doña Verdugo ha lasciato tracce nella sabbia. E si è diretto verso i canyon. Shh. Visto l'accaduto, sto organizzando una caccia all'uomo per ritrovare Doña Verdugo e Zorro. Chiedo a tutti i volontari di farsi avanti adesso. Vengo anch'io! Voglio dare una mano! Sì, tutto di me! Anche su di me! Vengo con voi! Più siamo e più chance avremo di eliminare Zorro! Bene, bravo figliolo! Bene, bene, bene. Cosa? Dov'è il sergente Garcia? Arrivo! Se non ti vedo su quella sella tra due secondi, ti spedisco a lavare i piatti e a pulire le latrine, hai capito? Ma qui manca una mela! Ehi, hai visto, Ines? Una nuvola di polvere si avvicina. È vero, guardate! Là c'è qualcuno al galoppo. La polvere si è posata. Non c'è più segno del cavaliere. Non ci resta che circondare l'altura. Dividiamoci in quattro squadre. Coraggio, signori! Diego, smettila di lamentarti. Non ti sei fatto niente. È orribile. Padre, non sarò in grado di suonare la chitarra per giorni. No, mi spiace. È tutta colpa mia, Don Diego. Vi prego, lasciate che vi accompagni fino alla vostra hacienda. No, non importa, sergente. Sarebbe vile distogliere un uomo forte e coraggioso come voi da questa cruciale caccia a Zorro.
Ti prego, sta attenta, Ines. Zorro si è sicuramente nascosto tra queste alture. Zorro che si nasconde. La sensazione che qualcuno ci stia seguendo. Oh, oh, avete paura della vostra stessa ombra, sergente? Zorro, sento che è qui. Oh, io spero tanto di no. E Zorro, a terra, soldati. Gli tenderemo un'imboscata. Presto. Dietro fronte, un vicolo cieco. Sergente, qui non siamo alla locanda. Vuoi proprio che Zorro ci scopra? No, 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 ma no, ho pensato che dal momento che di lui non c'è traccia. Vostra eccellenza! Voi? Monasterio? Le miniere di sale vi ci spedirò non appena avremo terminato questa assurda ma necessaria caccia all'uovo! Dentista, lasciaci soli. Sì, capo. Madame, non c'è ragione di preoccuparsi. Il nostro amico, il capitano Monasterio e i suoi volontari sono nel deserto alla vostra ricerca. Oh. Lasciamo questa stamberga e rifugiamoci in un luogo più adatto ad una signora del vostro rango, la mia hacienda. È una splendida idea. A Zorro non verrebbe mai in mente di cercarmi lì. Prego. Grazie. Doña Verdugo e Don Malapensa. Bene, bene. Sembra che quei due siano diretti all'hacienda di Malapensa. Che ne diresti di organizzare una piccola riunione tra Doña Isabella e i valorosi soldati che la stanno cercando, Tornado? Non credo che troverete Zorro laggiù, sergente. Io suppongo di no. Sono ordini del capitano. Zorro! In persona! Aiuto! Zorro! Zorro è dietro di noi! Cosa? Capitano! Dietro a fronte! Che vi succede, amici? Avete perso la strada? Addosso, soldati! Inseguiamolo!
Presto, presto! Ma avete visto? È Zorro! Più veloce, tornato! Dobbiamo arrivare lì prima di loro! Me ne starò qui per qualche giorno e poi ricomparirò. Dichiarerò di essere fortunosamente sfuggita alle grinfie di quell'orribile Zorro. Peccato che questo coprirà di vergogna il povero capitano monasterio, che sarà costretto a dimettersi. E il governatore non potrà fare altro che nominare il mio adorato marito nuovo alcalde della città di Los Angeles. Salute. Salute a voi. Oh, tocca a te, tornato! Aha! Lo prenderemo! Zorro si è messo in trappola da solo rifugiandosi qui. È molto strano. Corre voce che Doña Verdugo sia stata rapita da Zorro. Eppure non avete l'aria di una prigioniera. Presto, sbarazzatevi! Sogni d'oro, bambini! Vieni fuori! Ah, non lo aspettavate, vero? Oh, tesoro! Oh, Isabel! Mia adorata! No, se Don Malapensa non mi avesse liberata, sarei ancora nelle grinfie di quel mascalzone di Zorro! Eccolo lassù! Non è singolare? Per quanto io mi sforzi, non ricordo di avervi rapita! Ma l'hai fatto! Questo bandito l'aveva rinchiuso in un capanno abbandonato! En garde, Zorro! Pagherai per ciò che hai fatto! En garde? Davvero? Forza, sbrigatevi! Sì, sì. Signori! Mancato! Aio! Presto! Che sta succedendo? Questa volta non hai via di scampo! Olè, olè! Più vicino, più vicino! No! Sono qui, capitano! Oh, scusa, Bernardo! Ora sei mio, Zorro! Vi vedo, sergente! No! C'è pericolo! Hanno già preso Zorro! Don Parasol! La mia spada! Qualcuno trovi la mia spada! Sì, subito, capitano! Riducetelo in brandelli e poi lasciate a me il piacere di smascherarlo. Sarà l'uomo più brutto della California se deve nascondersi dietro una maschera. Oh, questo non è carino. Ops. No, non è questa.
Vi prego, consideratelo un piccolo souvenir per ricordarvi il giorno in cui avete sfidato Zorro. Signore e signori, lo spettacolo è finito. Spero che vi sia piaciuto. E sono io, il vero Zorro. Diffidate dei falsi. Prendete quel manigoldo, branco di buoni a nulla! Vostra eccellenza! Eccomi la spada, capitano! Garcia, non ti sopporto più! Perché? Capitano, oggi ho il grande onore di decorarvi con l'ambita medaglia dell'Ordine del Condor per aver salvato Donna Verdugo e Don Malapensa dal famigerato fuorilegge Zorro. Ha scordato di menzionare che ci è voluto un intero esercito per mettere in fuga Zorro. I più sinceri ringraziamenti, signore. Non so cosa avremmo fatto senza il vostro aiuto. La storia non finisce qui. Monasterio può anche cantare vittoria oggi, ma vi giuro che domani abbandonerà la ribalta strisciando. Oh, tesoro mio, quando ero prigioniera di Zorro, l'unica cosa che mi dava speranza era pensare a te. Non riesco a immaginare cosa significhi essere rapiti da Zorro. La sola idea mi sconvolge. Io però trovo che non sia affatto nello stile di Zorro rapire una signora. Ma questo è esattamente quello che è accaduto. Francamente, cara, sono quasi convinto che il rapimento sia stato opera di un impostore. Chiunque si sarebbe potuto facilmente spacciare per Zorro per rapirti. No, questa sarebbe una cosa terribile. Ce ne sono diversi. Ah, potrebbe essercene uno anche qui accanto a noi. Oh, Zorro? Dove? No! Questi sacchi sono pieni di stupidi semi per uccellini. È questo che il capo ci ha mandati a rubare? Cos'è, una specie di scherzo? Puh! Forse sarà meglio metterci a lavorare per qualcuno che ci mandi a rubare dell'oro. Quei semi valgono molto più dell'oro, razza di idioti. E poi è così che vi coprite le spalle? Avrei potuto cogliervi di sorpresa senza problemi. Non è colpa mia, capo, è colpa sua! Per favore, piantatela! Coraggio, raccogliete quei sacchi prima che passi una pattuglia! Ladri! Fermo! Lasciami andare! Razza di baffei! Incapaci di tenere a bada due mercanti! Così felice di vederti. È stato un viaggio lunghissimo. Un momento. Questa è per voi, signore. Grazie. Isabella, voglio presentarti tre miei cari amici. Don Alejandro, Don Diego della Vega e Bernardo Velázquez. Una delle famiglie più importanti della città.
Questa è mia moglie, Isabella. I miei più umili rispetti, signora. Don Alejandro, vedo che avete acquistato altre terre. Infatti, nuovi pascoli per le mandrie. Se continua ad acquistarne, presto il suo ranch sarà più grande del nostro. Luis, portami a visitare la città. Che ti prende, Isabella? C'è qualcosa che non va? Sono un po' preoccupata. Insomma, se De La Vega diventerà davvero ricco, come dici, il governatore finirà per nominare Don Alejandro come prossimo alcalde di Los Angeles al posto tuo. Non c'è niente da ridere. Luis, dovrai essere tu il prossimo alcalde di questa città. Potresti dirigere la guarnigione e rendere giustizia in nome del re. Insomma, diventeresti la persona più importante di Los Angeles. Oh, non fare così. Don Alejandro è un amico. Per quanto mi riguarda, può comprare tutte le terre che vuole. Oh, tu sei troppo arrendevole, Luis. Devo forse ricordarti che io provengo da un'antica e blasonata famiglia, ben più importante di quei della Vega. Cara Isabella, prometto che il nostro ranch rimarrà più grande del loro e che mi farò eleggere il più presto alcalde di Los Angeles. Oh, capitano! Ehi, capitano! Una lettera per voi, signor capitano! La carta è molto buona! E poi c'è anche un nastrino! Oh. Sergente Garcia, torna ad adempiere i tuoi doveri! Vuol dire al lavoro! Oh, una serata dai Malapensa, che bello! Garcia! Se posso permettermi, io avrei un'idea. Tu avresti un'idea? Ecco una cosa sorprendente. Pensavo che potrei farvi da assaggiatore alla festa, così voi non correrete il rischio di essere avvelenato. Avvelenato? Cosa? Il tuo fondoschiena assaggerà il mio stivale se non ti togli subito di torno. Agli ordini, capitano. Potrei assaggiare almeno un assaggio? E va bene, vedremo. Ora va via! Via! Buongiorno, è sempre un piacere. Don Rodrigo! Salve, Don Luis. Salve, vorrei presentarvi mia moglie Isabella. È appena arrivata qui in città. È un immenso onore, signora. Vi do il benvenuto a Los Angeles. Oh, che splendidi gemelli. C'è lo stemma della vostra famiglia lì sopra? Sì, anche se l'ho fatto personalizzare. Una M per Malapensa, ma anche una R che sta per Rodrigo. Oh, che gusto squisito. Darò una festa nella mia hacienda domani sera. Ci verrete? Ve lo consiglio, avrete l'occasione di conoscere la crema di questa città. Oh, certamente, ci verrò molto volentieri. Bene, amici, ci vedremo domani. Ora, se volete scusarmi, il dovere mi chiama. Arrivederci. Che succede? Due mercanti sono stati aggrediti sulla strada per San Luis Obispo. I ladri hanno preso tutti i semi che trasportavano. Oh. Accidenti. Portateli alla locanda e chiamate subito un medico. Due mercanti sono stati aggrediti sul Camino Real. Ah, capitano. È l'ennesima impresa di Zorro, non c'è dubbio. Gonzales, suona l'allarme! Presto, soldati! Fuori! Sì, signore! Signore! Non ci aiuteranno molto, sono sotto shock. Tu sta qui, io vado a vedere se trovo qualche traccia dei ladri. Banditi siano scomparsi nel nulla. Ah, li prenderemo prima o poi. Soldati, torniamo indietro. Sì, signore.
Bene, bene, ecco le tracce dei mercanti e dei loro assalitori, che erano due. No, poi è arrivato un terzo bandito. Le tracce finiscono qui. Non le prenderemo oggi, Tornado. Presto, torniamo all'azienda! Vado a vedere che succede. Questi ladri sono stati la nostra rovina. Ora che cosa faremo? Non ci sono più semi da vendere al mercato. Però a quanto pare gli affari non stanno andando male per tutti in città. Allora siamo d'accordo. Don Rodrigo Malapensa è l'unico che ha dei semi da vendere. E la cosa peggiore è che se ne approfitta, vendendoceli a prezzi altissimi. Hai ragione, Manuel. Si direbbe avesse previsto che ci sarebbe stata una grave penuria di sementi. Don Diego... Dobbiamo assolutamente rintracciare quei ladri di semi e tentare di mandare a monte il loro piano, Bernardo. Hai voglia di mangiare delle patate? Adesso capisco. Un nuovo carico di semi. Signori, prestatemi attenzione, per favore. Ho saputo che domani mattina arriverà a Los Angeles una nave carica di semi a buon mercato. Sì! Sì, proprio così. Una nave carica di semi arriverà domani mattina. Hai saputo? Ma c'è grande notizia. Molto bene. Speriamo che la notizia sia arrivata anche ai ladri di semi. Eh sì, hai avuto un'idea molto astuta. Che cosa farei senza di te? State a sentire, voi due. Non ho intenzione di permettere a qualche stupido mercante di rovinare i miei piani. Dobbiamo fermare quella nave prima che i semi arrivino qui. Bene, ecco cosa faremo. Gracias, Doña Verdugo. È bello che una donna nobile come siete voi si prenda cura di due umili mercanti. Oh, non faccio niente di speciale, davvero. Se Luis fosse eletto alcalde di Los Angeles, sono sicura che farebbe subito costruire un vero ospedale. Venite con me. Dovete mangiare qualcosa se volete rimettervi in forze. Doña Verdugo, io credo di ricordare tutto adesso. Quel bandito che ci attaccò lungo la strada. Io ho strappato un gemello d'oro dalla sua manica. Sarebbe un buon indizio. E dove lo avete messo? Ma forse me lo sono sognato. Mi sento confuso. Oh, la mia testa. Vado a prendervi dell'acqua. Torno subito. È lo stemma di Don Rodrigo Malapensa. E così sei proprio tu il ladro. Oh, metterò a frutto questo segreto. Benvenuti! È un grande piacere avervi qui. Vi prego di scusare Diego e Bernardo. Vedete, oggi non si sentivano molto bene. Niente di grave, spero. Portate loro i miei cari auguri di pronta guarigione. Capitano Monasterio, signore e signora Verdugo, vi do il mio benvenuto. Grazie. Il capitano è stato così gentile da scortarci. So che ci sono molti banditi in questa regione. Avete fatto bene a farvi scortare, sono d'accordo, perché di questi brutti tempi non si è mai abbastanza prudenti. Ma vi prego, entrate! Inessa, nessuno può dire di aver veramente danzato prima di aver danzato con voi. Antonio, sono certa che lo avete detto a tutte le ragazze con cui avete ballato. Non ricordo nemmeno chi ha danzato con me prima di voi. Oh, questo vuol dire che domani vi scorderete anche di me. Oh no, io non potrei mai dimenticarmi di voi.
Mi auguro che vi stiate divertendo. Che splendida casa! Da dove proviene la vostra ricchezza, se non sono indiscreta? Dovete sapere che ho commerciato moltissimo in tutti i sette mari. Anche in questo istante c'è una flotta che sta lavorando per me. Ma è incredibile! Venite, mia cara, vi mostrerò il resto dell'hacienda. Cielo, quasi mi scordavo. Ho una cosa che vi appartiene, amico mio. Ma davvero? E cosa sarebbe? Dove lo avete trovato? Ah, la mia risposta non vi piacerà, amico mio. Era nella mano di uno di quei due poveri mercanti che sono stati brutalmente attaccati da alcuni banditi. Capisco. Che cosa volete? Oh, niente di speciale. Voglio solamente la metà di quello che avete rubato. Altrimenti dovrò fare il mio dovere ed informare della situazione il capitano Monasterio. Mi aspetto che i semi siano caricati nel compartimento segreto della mia carrozza prima che la cena sia finita. Suppongo di non avere altra scelta, madame. Proprio così. Capitano. Ecco i nostri ladri. Un cavallo, è il tuo che è attaccato dietro al carro. È davvero una bella serata, non trovate? Forza, voglio vedere il bottino. Cosa? Ma questa è sabbia. Sabbia? Sabbia? Io non riesco a capire perché quel commerciante portava della sabbia a Los Angeles. Non vi avrà seguito qualcuno, vero? Soltanto io. Quindi è qui che nascondete i semi rubati, vero? Come va, ragazzi? Alle spalle? Oh no, state giocando sporco! Zorro! Capitano, venite! Ho trovato i ladri che hanno rubato i semi dei contadini. Quali semi? Zorro è venuto qui per rubare le mie galline! Catturatelo! Muovetevi! Sì, signore, agli ordini! Subito! Che aspettate? Prendiamolo! Niente paura! Il sergente Garcia è qui per proteggere tutti voi! Guardate!
essere, perché sto per catturare Zorro. Antonio! Ti prego, aiutatemi! Questi pentiti mi hanno attaccata! Vi proteggerò io! Non temete, mia cara Ines! Prendete! Ferma! Ah, come sto, meglio? Con piuma? Senza piuma? Ganga, Zorro! Salute, capitano! Ti prenderò! Adios! Che eroi! Grazie per tutte le sementi che ci avete portato. Oh, il merito è solamente di mia moglie Isabella. Le ha portate da Monterey. Che tesoro. Oh, tesoro, i meriti sono tutti tuoi. Grazie, Dogna Isabella. Potrei fare il vostro nome al governatore. Voi sareste un ottimo alcalde per Los Angeles. Lunga vita, Don Verdugo! E quei poveri mercanti di semi, Don Diego, sono al sicuro adesso? Beh, ho saputo che alcuni commerciano in sabbia. Però quei banditi hanno attaccato anche loro. Non c'è da fidarsi. Questa è una brutta cosa per gli affari. Ma perché l'esercito non ci protegge? Un nuovo alcalde! Sono io che controllo questa città! Capitano, i vostri soldati hanno disperso nella prateria tutte le mie preziose galline! Mi aspetto che voi mi rifondiate il danno! Oh, certamente! Don Rodrigo, per favore, ora venite un momento con me. Vi prego, da questa parte. Oh, che stranezza! Oggi le nostre galline non hanno deposto un solo uovo. Forse sarebbe il caso di dar loro un po' da mangiare. Io mi faccio allo spiedo! Di questo passo a Natale saremo ancora qui. Gancio! Sbrigatevi, buoni a nulla! Attento! Aiuto! Mammina! Vostra Eccellenza, mi servirebbero più uomini per catturare Zorro. Cosa? Più uomini? No, aspettate, mi costerebbero una fortuna. Dovrei cancellare dei ricevimenti per pagare i soldati? No, è fuori questione. Vi ordino di arrestare quel bandito e alla svelta, se avete a cuore la vostra carriera. Razza di incompetente. Tu guarda che... Il primo che riuscirà ad acchiappare quella mosca avrà un pasto completo pagato dagli altri tre! Eccola! Non ha scampo! Ora la becca! Scordatelo! È mia! L'ho presa! Sergente Garcia!
Sì, capitano. Sei un idiota! Capitano Monasterio, che vi succede? Zorro attacca continuamente i miei convogli di prigionieri, tra cui è Los Angeles. E il governatore si rifiuta di darmi più uomini. Ah, sì, le strade poco sicure sono negative per gli affari. Ma forse ho un'idea che fa al casa nostra. Vedete? Questa non ce l'abbiamo a Los Angeles. Cosa? I gabbiani? No, no! Il porto, amico mio! Ora vi spiego. Se Los Angeles avesse un porto come quello di Monterey, sarebbe molto più facile per i commerci e per i vostri convogli. Oh, i miei convogli non verrebbero mai più attaccati da Zorro, sempre che al suo cavallo non crescano le pinne. C'è solamente un piccolo problema. Il posto ideale sarebbe proprio sulle terre che appartengono ai Chumash. Questo non è un problema. Sto morendo di sete. Insomma, non mi sono arruolato nell'esercito per fare il boscaiolo. Voi due tornate al lavoro. Tu! Non credete che potremmo rifilare questo compito ai Chumash, capitano? A quei selvaggi? Guarda le loro case. Vuoi un porto che cada a pezzi? Rimettiti al lavoro. Via di qui! Non potete farci questo! Non vi vogliamo mettere via! Andatevene! È un'invasione inaccettabile! Non avete alcun diritto di farlo! Sisquok ha detto parole vere. Voi state calpestando la terra dei nostri antenati. Gli spiriti del mare hanno condotto i Chumash su queste sponde prima dell'inizio dei tempi. Gli spiriti del mare? Che cosa saranno mai, sirene? Oh, o forse stai parlando di mostri? Oh, non vorrai spaventarci con leggende e stupide favolette? La mia gente, il popolo Chumash, ha sempre pescato in queste acque. Bene. Allora raccogliete pure capanne e canoe e andate a squazzare da qualche altra parte. Io vivevo su questa sacra terra molto prima che voi veniste al mondo sull'altra sponda delle grandi acque. Questo dimostra chiaramente che tu appartieni al passato, vecchia. La natura ora deve essere addomesticata dall'uomo. Beh, sembra che la natura non sia d'accordo con te, signor. E come vi dico, un porto vero e con barche vere. Un porto vero? Sei sicuro? Ma dove? Davanti al villaggio dei Chumash. Ho visto i soldati andare verso la costa questa mattina. Stanno costruendo qualcosa e per me questo significa più affari. Su, andiamo a dare un'occhiata. Capitano? Che cosa c'è? Questo progetto è una vera ingiustizia. Questa costa appartiene ai Chumash. Nessuno dei Rancheros vi darà il suo appoggio. Al contrario, mia cara Ines. Questo porto frutterà tanti di quei soldi che verrete tutti a pregarmi di entrare in affari con me. Non farlo. Ehi, voi, credete di essere in vacanza? Sì, tornate subito al lavoro! Garcia, non battere la fiacca! Sì, Garcia, tu! Prendi l'accetta e datti da fare! Attenzione! Buttatemi! Garcia, sei un idiota! Non sei neanche capace di tirare giù un albero! Ma, capitano, non è stata colpa mia! Lasciami, è sfuggita di mano! Certo che è stata colpa tua! Libererò il capitano quando interromperete i lavori di costruzione! Il
capitano è stato rapito! Inseguiteli, bracco di buoni a nulla! No, lo sai che i soldati ti arresterebbero. Fermi! Visto che il capitano non è qui, cioè non è disponibile, sono io al comando! Inseguiteli, bracco di buoni a nulla! A piedi, sergente? Basta perdere tempo! Se il capitano non c'è, sono io che devo ordinare di andare a cercare il capitano. L'avevo già detto, per caso. Perché non andiamo a prendere i cavalli? Smettetela di dirmi quello che devo fare! Così mi confondete! Quali sono gli ordini, signore? Allora li inseguiamo o no? Prendete i cavalli! Insomma, quante volte devo ripetervelo, zucconi? Poveri noi! Bene! Siamo tutti pronti? Avanti! L'indiano è andato dall'altra parte, sergente! Sì, questo lo so anch'io! È che cerchiamo di creare un diversivo! Di qua! Seguiamo il sergente! Forza! Forza! Branco di idioti! Dovrò occuparmene io stesso! Se quel Don Rodrigo Malapensa si mette di mezzo, potrebbe finire molto male per tutti noi. La violenza genera sempre dolore, nonna Taina. Sì, dici il vero. Ma in questo momento vorrei ricevere tanta forza dal grande spirito per cacciare quegli invasori dalla nostra spiaggia. E tu te ne starai a guardare con le mani in mano come al solito? Sei sempre troppo dura con me. Cercherò di ritrovarli. Chissà, forse convincerò Sisquok a lasciare andare monasterio. Credo di sapere dove si sia nascosto. Sai, giocavamo spesso nelle caverne lungo la spiaggia quando eravamo piccoli. Ascoltate, dovete trovare Sisquok e Monasterio. Liberatelo e ovviamente fate prigioniero l'altro. Catturiamo Monasterio e liberiamo quel Sisquok. Ah, sei proprio un idiota. Allora il piano è liberare quello che è stato fatto prigioniero da quell'altro che lui voleva fare prigioniero, capito? Immobilizzate l'indiano e portate indietro il capitano. Insomma, è così difficile. Guarda che non sei tanto bravo a spiegare. E tu non sei bravo a capire, zoccone. Deve essere da queste parti. Benvenuti, possenti spiriti del mare. Com'è che il capo ci rifila sempre queste faticacce? Non ti piacerebbe sdraiarti su un caldo e soffice letto? Perché non ci troviamo un posticino tranquillo? Ci facciamo un sonnellino e domani gli diciamo che non siamo riusciti a trovarli, Ah, ora ci intendiamo. Ecco, quando parli così ti capisco perfettamente. Oh, che botta! Ah, guarda, ecco dove era. Devo fare presto. Sta un po' fermo. Sorpresa! Chi sono? Zorro! Sì, indovinato. Olè!
Attenti alla testa! Sono quasi carini. No, solo quasi. Siete geloso, capitano? Che vi prende, capitano? Non vi va una bella passeggiata al chiaro di luna? Grazie, Zorro. Sta tranquillo, amico mio. Ti prometto che nessuno costruirà mai un porto qui. Ora nasconditi sulle montagne e aspetta che le acque si calmino. A presto, ci vediamo. Qual è il tuo piano adesso? Impedire la costruzione del nostro porto? Vediamo, direi di sì. E come pensi di riuscirci? Potresti attirare gli spiriti del mare. Io non credo nei mostri marini, Zorro. Non è che una favola per damigelle. Mostri! Aiuto! 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 Quei mostri ci divoreranno! Più veloce! Più veloce! Stanno arrivando! Facciamo in fretta! Gentile da parte vostra darmi il cambio. La riva è da quella parte, capitano. Presto! Mostri! Siete salvo ora? Muovetevi, capitano! Coraggio! Allora, se non farete il bravo, gli spiriti del mare verranno a prendervi e vi puniranno. Io non ho paura. Li combatterò fino all'ultimo respiro. E se tu credi... Sì, sì, un'altra volta. Quella è la capanna di Taina. Se mi aiuterete a catturare la loro preziosa nonnetta, potremo scambiarla con monasterio. Questo porrà fine alla loro piccola rivolta. Non vi permetterò di entrare, malapensa. Fatevi da parte, signorita. Prendete la vecchia sciamana. Ma che significa? No, se l'avessi saputo mi sarei arruolato in artiglieria. Che sta succedendo qui? Sergente, arrestate questa donna, è lei il loro capo. È colpevole esattamente come il guerriero che ha rapito il capitano. No, Don Rodrigo, il capitano non è qui. E quando il capitano non c'è, è il sottoscritto quello che dà gli ordini. E perciò io vi comando di... Fate molta attenzione, Garcia. Quando tornerà il vero capitano, potrebbe mettersi molto male per voi. Posso darlo io l'ordine, Don Rodrigo? Se siete certo che questo è ciò che vorrebbe il capitano. Oh, Zorro! Posso giocare anch'io a fare il capitano mentre lui non c'è? Presto, prendete quell'uomo! Cosa? Ehi, sono io al comando! Presto, prendete quell'uomo! Ma dov'è? Dov'è andato? Cos'è questo passo di danza? È il bolero? Il fandango? Il flamenco? O è quel nuovo ballo che furoreggia a Madrid? Il paso doble? Perché non costruite il porto altrove, eh? Io libererei il capitano e tutti gli altri sarebbero felici. Scordatelo! Oh, ecco un passo di danza davvero originale. Prendiamolo! Devo scacciare tutti quegli spiriti maligni dalla tua testa, Don Rodrigo Malapensa. Ce n'è un'infinità! Muoviti! Lasciatemi andare! Andiamo a parlarne con il capitano. O volete continuare a girare intorno? Sergente, quali sono gli ordini? Zorro ha appena rapito Don Malapensa. Dobbiamo trovare quel furfante e anche il nostro valoroso capitano. E in più Sisquok il ribelle. Dobbiamo costruire il porto. Perché non mangiamo un boccone? Vedete? Ormai è l'alba. È ora di fare colazione. Avete ragione, signorita. Un buon pasto è importante per il morale delle truppe. Lancieri, rompete le righe! Lancieri, mi meraviglio! Dov'è il vostro onore?
Qui si mangia molto meglio che alla mensa. Ecco qua, finalmente di nuovo insieme. Signori, state per assistere a un raro ed eccezionale avvenimento in California, la notte degli spiriti del mare. Adios! Ne ho abbastanza di queste ridicole, assurde storielle da bambini. Quei mostri sono reali? Vi dico che hanno fatto quasi affondare la canoa. Cosa? Sono balene! Accidenti, quei ciumash! Potevano anche avvertirci! Un porto di legno non può reggere all'urto delle balene! Un ottimo lancio! Ora tu! Allora, ho cercato ovunque su e giù per la costa. Nessuna traccia di Sisquok né di monasterio. Sisquok deve aver trovato un buon nascondiglio, se neanche tu sei riuscito a scovarlo. Gli spiriti del mare! Venite, sono qui! Siamo spaccati la schiena per costruirlo! Ah, io non voglio rifarlo da capo! Meraviglioso! Non piangere! Evviva! Gli spiriti del mare hanno salvato il popolo Chumash! Evviva! Sì! Evviva! E ora festeggiamo! Ci proteggono! Le balene arrivano ogni anno per partorire i loro piccoli proprio qui, vicino al villaggio dei Chumash. Quei mostri marini arrivano ogni anno? Questo significa che un porto non resisterebbe mai qui! Tutto va bene ora. Ma dove siamo? Accidenti a Zorro! Che ne direste di stare un po' zitto? Ne ho davvero abbastanza di sentire i vostri lamenti! State parlando al capitano della guarnigione di Los Angeles! Posso arrestarvi per molto meno di questo! Fate pure! Preferisco starmene in prigione piuttosto che essere costretto ad ascoltare il vostro continuo piagnisteo su Zorro! Cosa? Zorro! Bla bla bla! Che cosa vogliono questi? Forse ci hanno presi per il loro pranzo! Ci sono anche proprio! No, no! Via, sulla testa! No! Via, no, no! Lasciatemi in pace! Andatevene! Cos'è?
Venite, bambini. È meglio tornare nella capanna adesso. E perché mai, Taina? C'è un bel sole e ci stiamo divertendo. Taina deve aver avuto una visione, testa di bisonte. Piano, su, calmati. Padre, guardate! Sta arrivando una tempesta terribile. Ho paura che possa spazzare via il villaggio della nonna. Sta tranquilla, Ines. Tua nonna Taina conosce le tempeste meglio di chiunque altro. Lei sa che cosa deve fare. Io e te, da soli, finalmente. Garcia! Gonzales! Arrivo, signore! Il mio povero pollo arrosto! Svelti, quella cassa deve arrivare a Monterey per la festa a casa del governatore. Su, sbrigati, Gonzales! Non hai sentito cosa ha detto il capitano? I miei regali! Garcia! Gonzales! Sì, signore! Attenti con quell'orribile acconciatura da guerriero. Se si danneggiasse, il governatore non la vorrebbe più nella sua collezione. Torna qui, guerriero! È vostra, sergente? Oh, salve, Don Diego! Voi mi avete salvato! Sapete, quella maschera da guerriero è un dono per il governatore, un regalo da parte del capitano Monasterio. Sarebbe stato un bel guaio se fosse andata perduta. Questa è una maschera della tribù Yaki, molto rara. Ogni Yaki è pronto a difenderla a qualunque costo. Oh. Questo regalo non ha prezzo, sergente. Mm? Oh! Voi aspettatemi qui. Mio caro Yuma, una mia vecchia conoscenza di Mexico City mi ha detto che il capitano Monasterio sta per fare uno straordinario regalo al governatore, Don Parasol. Pare si tratti di una maschera da guerra di un guerriero Yaki. Cosa? Quel cane! Come ha osato rubarla? Io sospetto che l'abbia comprata da qualche bandito. È molto triste. Da quando te ne sei andato, i banditi non fanno che rubare i preziosi tesori della tua tribù. Ma in quelle maschere da guerra vive lo spirito dei nostri antenati. Nelle mani sbagliate potrebbero... Capisco. Questa storia finirà. Riscatterai lo spirito dei tuoi antenati, Yuma. E mi auguro di cuore che non ti dispiacerà lasciarmi una di quelle maschere in cambio del mio aiuto. Se ti riprendi la maschera travestito da Zorro, Monasterio darà la colpa a lui. Si metterebbe subito sulle sue tracce per riaverla e lascerebbe in pace noi due. È una buona idea. E poi sarebbe anche un ottimo modo per dare una lezione a Zorro. Abbiamo finito. Andate da Taina. Può darsi che abbia bisogno di aiuto. D'accordo, padre. Torneremo prima che faccia notte. Si sta avvicinando. Anche gli uccelli la sentono. Dobbiamo sbrigarci, Bernardo. Là! Questo regalo farà la mia fortuna. Dopo averlo ricevuto, il governatore non potrà negarmi una promozione. Garcia! Appronta la scorta. Partiremo tra meno di un'ora. Signor sì, capitano! Potete contare su di me! Soldati, approntatevi per... Sì? Approntatevi! Per fare cosa? Fate silenzio! Vi ho dato un ordine! Nessuna insubordinazione sarà più tollerata! Caporale, eh? Appronta subito le truppe ad approntarsi ad essere pronte! Sono stato chiaro?
Tutto questo lavoro mi ha messo un certo appetito. Credo che farò un salto alla locanda a mangiare qualcosina prima di partire. Che fate? Mi lasciate sfuggire i cavalli per un piccolo colpo di vento? Voi siete la vergogna del nostro glorioso esercito! Mi sto approntando a ordinare la cena! Il mio cappello! Solo una buona tortilla potrebbe consolarmi! Ma che sta succedendo questa sera? Cos'è questo vento terribile? Io vado. Voi aspettatemi qui. Ma non puoi attaccarli da solo, fratello. Un capo Yaki protegge i suoi uomini. E gli spiriti proteggono lui. Eh? Oh! Zorro! Soldati! Allarme! Allarme! Fate qualcosa! Questa volta ti prendo! Zorro, arrenditi! Non hai scampo! Lasciami andare! Mi tengo! È scappato! Sei un incapace! Andiamo! Vieni qui, piccola, vieni! Siamo nei guai, caporale! Lo hai sentito, il capitano? Se non porteremo indietro i cavalli, ci assegnerà la polizia delle latrine per un anno intero! Beh, è colpa vostra! Voi pensate soltanto a mangiare! Se non aveste aperto la porta per andare alla locanda, ora non saremmo in questa situazione! Su, coraggio, vieni qui, cavallina. Che succede, sergente? Non mi direte che vi siete messi a giocare coi cavalli adesso? Caro Don Diego, se solo sapeste, è terribile. Zorro ha rubato la cassa col regalo per il governatore. E poi i nostri cavalli sono scappati. Ma la cosa peggiore è che per colpa di Zorro non ho ancora cenato. Cosa? Quel manigoldo è una minaccia per tutti noi. Posso darvi un consiglio? Se volete recuperare i cavalli, dovreste provare a imitare i loro nitriti. Grazie, Don Diego! Mamma! Mamma! Seguitemi. Dobbiamo rifugiarci subito nelle caverne. Ines, eri preoccupata per me? Beh, sappi che nella mia vita ho visto un bel numero di tempeste. Siamo quasi arrivati. Poi finalmente potremo riposarci un po'. Oh! Nonna! Doina! Non possiamo aspettare che passi la tempesta. Se vogliamo curarla, dobbiamo portare Taina all'hacienda. Di questo passo non arriveremo mai da Malapensa. Tutta colpa del tuo cavallo, che è esattamente come te, più lento di una tartaruga. No, non è vero, è tutta colpa tua, Lumaca. Ora piantatela, prenderò io questa cassa. Dobbiamo muoverci! Ci serve subito un riparo! Tranquilla, nonna. Ti porteremo via al più presto. Gli Yaki! Ines de la Vega! Che meravigliosa sorpresa! Ehi, lo hai visto? Zorro!
Davvero ti sei messo con questi banditi? Che ne facciamo di loro? Vedremo più tardi. Ora legateli. E mi raccomando, non perdeteli d'occhio. Ah, Diego, sei qui. Ines e Bernardo sono andati ad aiutare Taina, ma non sono ancora rincasati. Non preoccupatevi, se li conosco bene hanno trovato un riparo. Ora tornate a casa e riposatevi un po'. Controllerò io che tutti gli animali siano rientrati nelle stalle. Va bene. Si sono sicuramente riparati da qualche parte. Vai, amico mio, o la tempesta ci sorprenderà. Ah, beh, se non altro, finalmente riuscirò a sapere chi si nasconde dietro la maschera di Zorro. Yuma. Ah, è davvero una tremenda delusione scoprire che il grande Zorro è solo un comune bandito della tribù degli Yaki. Sta zitta o ti tapperò la bocca per sempre. Prenderemo solamente questa maschera da guerra. Soltanto questa. Solo quella? La tribù che vi ha soldati si accontenta di poco. Oh, è stato un piacere mettersi in affari con Don... Ehi, chiudi il becco, Thorin! Ecco dove sono nascosti. Oh no, quelli sono i cavalli di Ines e di Bernardo. Cosa? Fa un gran freddo fuori e ho intravisto una luce. Posso fermarmi un po'? Zorro! Ehi, credevo che fossi tu il vero Zorro. Signor, io non so chi di voi due sia Zorro, ma come vedete questi bandidos ci hanno catturati. Yuma, sei tu che hai rubato la cassa? Bel costume! Anzi, forse no. Il mantello ha un taglio un po' antiquato. Tu parli troppo, Zorro. Uno! E due! Mi farò inseguire da Yuma e i suoi uomini. Voi scappate! Io sono il capo, ci penso io! Tu sei il capo? Credevo fosse lui. Sei dietro le sue spalle. Insultare uno Yaki è come insultare tutti gli Yaki! Distruggetelo! Voi due, rimanete qui, capito? Dovrete fare la guardia ai prigionieri e alla cassa. Finalmente! Credo che mi farò un riposino. Più in fretta! Vi aspetterò più avanti, così potrò fare una piccola siesta. Fermi! Non possiamo raggiungerlo. Forse è meglio tornare indietro. Mi serve un altro piano. Che succede? Torna qui! Vieni qui, cavallina. Vieni da papà Garcia. Sei una brava puledrina che vuole tanto bene al suo sergente. Cattivo! Serve aiuto, signores? Tranquilli, amigos. Li riporterò alla vostra caserma. Seguitemi! Scendi subito da questo cavallo, caporale! Te lo ordino! No, ci sono salito prima io! Capitano, ho una bella sorpresa per voi! Zorro! Oh, come osi farti vedere qui? Ho un piccolo problema con alcuni banditi e non ce la faccio a cavarmela da solo. Voi non potreste darmi una mano? Soldati, presto arrestatelo! Grazie, capitano. Sapevo di poter contare su di voi. Ah! Cosa? Piano, piano! Prendiamolo! Coraggio!
Questa volta non mi scappa. Ora salvi lo Zorro! Stanno arrivando altri amici. Ma che cosa significa? Due Zorro? Già, quello è il falso Zorro, ma è lui il vero ladro della vostra cassa. Io ti riconosco, tu sei il capo di quella banda di ladri. Tu vai, Bernardo. Io rimarrò qui a proteggere la nonna. Nonna, come ti senti? Ora che vi ho presentati, signores, vi lascio soli. Divertitevi! Adios! Arrestateli tutti! Prendiamo Zorro! Ce l'avete con me! Prendiamolo! Tutto su! Catturiamolo! È il nostro! Scusami! No, scusami! Ve la state prendendo con l'uomo sbagliato, non sono io il ladro! Oh, sta zitto, bandito, manicoldo! Bene, è giunto il momento di mostrarti la mia... Oh, la vostra nuova Zeta? Non muovetevi, capitano! Sto arrivando! Arrivo! Sto volando! Fatemi scendere! Scenditi lì! Un guerriero Yaki non si arrende mai! Ehi, credevo che uno Yaki non scappasse mai a gambe levate! Dobbiamo portarla subito all'hacienda. Muoviamoci, prima che torni in monasterio. Ah, questa tisana alle erbe era proprio quello che mi ci voleva. Ah, eccoti qui, finalmente, Diego. Ah, se sapeste, padre, un vitello si è perso nella tempesta. Ho dovuto cercarlo per tutta la notte. Però tale avventura mi ha ispirato una nuova poesia. Volete sentirla? No! No? È tutta colpa tua. Se ci hanno catturati, tu corri alla stessa velocità di una lumaca. E tu? Tu combatti come un piccolo uccellino appena caduto dal nido. Mi spiace tanto, capitano! Muovetevi, razza di imbranati! Guarda, c'è Malapensa. Forse siamo salvi. Complimenti, capitano. Ottimo lavoro. Bisogna mostrare a questi banditi chi è che comanda qui. L'ho sempre detto, mai fidarsi dei visi pallidi. Ma guarda! Un biglietto di Zorro! Caporale, cosa stai aspettando? Su, apri la cassa! Sì, sì, oh! Vi restituisco la cassa, ma senza la maschera che avete rubato agli Yaki. Quella deve tornare a loro. Cari saluti, Zorro. Oh, certo che è una persona davvero corretta. Garcia, Gonzales, pulirete le latrine per tutto l'anno! Salve, amici. Questa maschera è stata indegnamente rubata al vostro popolo e quindi credo sia giusto che torni a voi. Ti ringrazio, Zorro.
Tu sei un avversario di grande valore. Yuma non dimentica. Adios!